Beh, posso dirlo, oggi sono felice, anzi sono elettrizzato, perché questo è un aggiornamento che aspettavamo da tempo tutti quanti, tutti i canvari dell'universo, ovvero l'inserimento della parte effetti per quanto riguarda i testi su Canva. Potrei realizzare effetti come questo, come questo, come questo e come questo, rimanendo all'interno di questa piattaforma eccezionale che ogni volta mi sorprende sempre di più. Padroneggiare l'utilizzo di questi effetti rientrerà anch'esso all'interno della costruzione di una tua identità grafica digitale. Se non sai proprio di cosa sto parlando e se vuoi iniziare a capire come diventare un esperto di grafica digitale social, ti consiglio di cliccare sul link qui in descrizione, inserire il tuo nome e la tua mail e visionare il webinar gratuito che ho realizzato per te, che ti farà capire come creare la tua identità grafica in soli 7 passi. Adesso, chiusa la parentesi, andiamo all'interno del mio Mac e ti faccio vedere questa succulenta novità che lascerà a bocca aperta anche te. Eccoci all'interno del nostro piano di lavoro Canva, andiamo subito a vedere questi nuovi effetti del 2020, aggiornamento nuovissimo per gli effetti riguardanti i testi all'interno di Canva. Quindi andremo a vedere anche come combinarli per creare ovviamente delle personalizzazioni ancora più fighe come al solito. Noi dobbiamo diventare bravi ad utilizzare Canva, ma dobbiamo diventare esperti ad utilizzare Canva, ecco perché si chiama Canva Expert questo canale. Allora andiamo nella sezione testo qui, come vedi testo, ci clicco, ovviamente vado a selezionare un testo qualsiasi. Adesso ti farò vedere che cosa è comparso magicamente da pochi giorni. È un aggiornamento che viene rilasciato piano piano a tutti gli account, quindi se non lo vedi ancora dovrei attendere qualche giorno, ma poi arriverà anche a te questo aggiornamento, quindi non disperare. Allora vado a selezionare ad esempio un carattere qualsiasi, magari metto uno come questo qua, così magari più caratteristico. Andiamo a fare un grassetto per evidenziare ancora meglio la scritta, magari scriviamo Canva Expert, e anche se non mi piace tantissimo andiamo magari a modificarlo, vediamo, prendiamo un altro testo un pochino più chiaro. Quindi vado a prendere ad esempio un regular, ok, questo qua, e andiamo a vedere cosa è comparso. È comparsa questa sezione effetti, quindi una volta che ho selezionato il testo vedi compare qui la sezione effetti. Andiamo a vedere cosa appare in questa sezione effetti e vediamo cosa compare. Guarda cosa compaiono tutta una serie di effetti, quindi ombra, ombreggiatura, svuotamento, please, eco, glitch e neon. Guarda ad esempio, guarda che figata. Ovviamente posso regolare l'intensità dell'effetto, infatti se lo porto a 100 come vedi rimane il colore del testo e all'indietro viene l'effetto neon. Posso qui regolare ovviamente il colore, vedi, posso regolare il colore dell'effetto, posso mettere in qualsiasi tipo di effetto. Andiamo a provarne un altro, ad esempio glitch, anche qui posso decidere anche la colorazione dell'effetto glitch, se è questo viola azzurro, rosso azzurro, e anche qui posso decidere la direzione, come vedi basta che cambio, vedi, l'angolazione mi cambierà anche l'angolazione dell'effetto, e anche l'offset, la distanza dei vari strati, quindi posso creare una più distanziato, meno distanziato, cambiando quindi anche il colore. Poi vediamo un altro effetto, abbiamo l'effetto eco, anche questo molto molto figo, e posso decidere, vedi, la direzione da qui, posso decidere l'offset, quanto è distante dal testo principale, anche questo molto molto figo, e ovviamente anche qua posso cambiare il colore, posso farlo come meglio credo. Qua posso decidere anche il colore dell'offset, quindi posso decidere il colore del testo e il colore dell'offset, e quindi vedi, puoi decidere veramente tutto. Andiamo a vedere l'altro effetto, il prossimo effetto è splice. Qua posso decidere anche qui lo spessore del bordo principale, l'offset, la distanza e la direzione, diciamo, di questa ombreggiatura. E qua ovviamente posso decidere anche il colore. Quindi abbiamo veramente, Canva ha fatto secondo me ha implementato questa sezione in maniera perfetta, ci voleva, perché aspettavamo la possibilità di modificare, di inserire degli effetti per rendere ovviamente le nostre creazioni ancora più personalizzate. Andiamo a vedere anche quello svuotamento, quindi posso decidere anche il tipo di svuotamento, lo spessore dello svuotamento, e posso decidere anche l'ombreggiatura, l'intensità dell'ombreggiatura, se farla più o meno accentuata,
Questa rimane, non è possibile cambiare il colore, penso. No, infatti non è possibile cambiare il colore dell'ombreggiatura, anche perché è sempre la stessa, però posso decidere, vedi, posso aumentare o diminuirlo. C'è l'ombra, qua l'ombra posso ovviamente decidere il colore dell'ombra, questa è anche, vedi, posso decidere anche la sfocatura dell'ombra, questa cosa è fighissima, infatti se andiamo a inserire uno sfondo più scuro, ti faccio vedere cosa intendo, quindi possiamo decidere la sfocatura dell'ombra e ovviamente anche il colore e la trasparenza, quindi renderla meno trasparente o più trasparente. Questa è una cosa che ci mancava assolutamente. Possiamo decidere la distanza dell'ombra, la direzione, possiamo lasciarla, diciamo, verticale oppure spostarla più in obliquo. Insomma, ragazzi, abbiamo davvero tutti gli strumenti per personalizzare ancora meglio le nostre, creazioni. Ovvio che possiamo matchare, come al solito, questi effetti. Quindi, ad esempio, se vogliamo sovrapporre un testo, un effetto neon con, perché qua il neon ad esempio non ci permette di cambiare il colore, possiamo decidere solo l'intensità. Ad esempio, se voglio inserire un effetto neon sotto e voglio ad esempio fare duplicare il testo e inserire qui un altro carattere nero, posso, come vedi, creare questi effetti matchati e posso quindi decidere anche l'intensità di questo effetto. E posso anche cambiare effetto, quindi magari posso inserire uno svuotamento e posso sotto, vedi, lasciare l'effetto neon, quindi posso sovrapporre i due testi, viene comunque ancora di più personalizzato. Posso ingrandire il testo principale, posso creare questo effetto bordo, mixando quindi l'effetto neon con l'effetto svuotamento, oppure posso inserire l'effetto slice, l'effetto eco, vedi. Crea un effetto così, se questo lo faccio bianco, ad esempio, posso ovviamente veramente creare delle cose molto fighe. Qui poi ovviamente devi dare completo sfogo alla tua creatività, quindi non avrai assolutamente più limiti, perché con questa nuova sezione, insomma, direi che abbiamo tantissimo materiale su cui lavorare e su come rendere ancora più personalizzate i nostri effetti. Quindi io diciamo che potrei eventualmente anche decidere di tenere questo effetto e ovviamente lo voglio anche. Quindi magari lo lascio, lo centro e voglio eliminare lo sfondo e voglio ovviamente salvarlo in formato PNG con lo sfondo trasparente. E a questo punto io posso tranquillamente poi prendere questa creazione, perché col formato trasparente, quindi in formato PNG, come vedi, ho praticamente soltanto il testo senza sfondo, che poi posso adattare su qualsiasi altra superficie. Quindi io posso tranquillamente anche creare tutta una serie di testi all'interno di Canva, quindi matchando, lasciando semplicemente i vari effetti o utilizzandone uno, due, quante ne vuoi. Ovviamente vado a modificare in base al colore del mio brand. E poi, una volta che ho finito e completato tutti i miei vari settaggi, posso tranquillamente decidere di scaricarli nel formato che più preferisco e quindi andare anche a creare uno sfondo trasparente come vedi qui. Quindi è davvero molto molto figo. Quindi spero davvero di vederti applicare questi nuovi testi sulle tue creazioni. Se hai qualsiasi domanda, ovviamente fammela all'interno dei commenti qui sotto. Beh, hai visto quanto è semplice creare questi effetti per migliorare e arricchire i tuoi testi. Se ritieni che il video ti sia stato utile e ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un like che per te è gratis, ma per me è fondamentale per far crescere questo canale. Scrivimi anche qui nei commenti se hai provato già questa novità o se non la conoscevi e come hai già pensato di utilizzarla. Fammi tutte le domande che vuoi e io ti risponderò, perché vedi che rispondo sempre. E anche oggi un ulteriore passo in avanti lo abbiamo fatto e come al solito ti ricordo che principiante si nasce, ma Canva Expert si diventa.